Allora, abbiamo detto che ci saremmo presi una parentesi storica, perché era il 21 maggio 1985, quando in Belgio, nello stadio dell'Heysel, sede della finale di Coppa Campioni, allora era ancora Coppa dei Campioni, tra Juventus e Liverpool scoppiarono dei disordini che portarono poi alla morte 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600. Chiunque era davanti ai teleschermi della Rai, non può dimenticare quei momenti. Poi ero ragazzina, qui, ragazzetta più che ragazzina, ci avevo quasi provato. Però sono quelle immagini scioccanti che ti rimangono dentro, così come sono rimaste dentro a un tifoso juventino di 19 anni, che era in Belgio nello stadio dell'Heysel per seguire la partita, questa finale, per tifare per la Juventus, ma che con un grandissimo intuito giornalistico, infatti da grande quello fece, quello poi ha deciso di fare con risultati straordinari, tirò fuori dalla tasca un registratorino di quelli portatili che si usavano all'epoca per registrare, quasi a fissare quello che stava vivendo in quel momento. Ecco, gli altoparlanti stanno ripetendo gli appelli e gli inviti alla calma, ma purtroppo la situazione non tende a migliorare di molto. Vediamo volti, volti esagitati. La situazione è tesissima, come sentite. Abbiamo sentito l'altoparlante che ha avvertito il pubblico che se la situazione non verrà sbloccata, la partita, la finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool non avrà luogo. Lui diventerà giornalista e autore, lui è un collega di Radio Radicale, e scrisse e ha scritto poi, sulla scorta di tutto quello che è stato la testimonianza diretta lì in quello stadio, un libro, Quella notte all'Heysel, che io ho letto. Buonasera Emilio Targia, ciao Emi. Buonasera, buonasera a te Francesca, esagerata con i complimenti. Il giornalista straordinario mi sembra eccessivo, ma contento di essere un buon cronista, dai. Dai, su. Ciao Emilio. Con me Ciao, Carlo buonasera. Roscito. Ciao, ciao Emilio. Peraltro ci siamo anche incrociati. Rimaniamo sempre su Radio Incontro, noi ci incrociamo sempre qui. Passano Eh sì, una vecchia gli signora anni, ma sempre mia qui ci si con... incontra. Sì, una vecchia signora mia con Marco Venditti. Sì. Beh, insomma, anni d'oro, anni d'oro. Vero. Emilio, oggi ricorre il 32esimo anniversario di quella che per tanti è stata la strage dell'Heysel, no? Bene o male le cose come andarono lo sappiamo un po' tutti, perché un po' tutti hanno preso informazione, anche i più giovani, su quello che accadde in quello stadio dove la parte dei tifo organizzata era stata ben sistemata, i tifosi, tra virgolette, occasionali, cioè non organizzati, furono stipati in quel maledetto settore Z, no? Sì, diciamo che a me l'Heysel ha sempre fatto venire in mente un'altra tragedia italiana molto diversa ma simile per alcune cose che è quella del Vajont, e qui si riaggancia anche il tema della memoria, perché chi ha seguito un po' Marco Paolini ha letto qualcosa sul Vajont si accorgerà che Vajont è una serie di concause, cioè una stratificazione di cause. Se fosse venuta a mancare una di quelle concause avremmo salvato la montagna che cadeva e non la diga che crollò come qualcuno erroneamente ancora pensa. In questo caso è accaduta la stessa cosa, cioè una serie di in parte circostanze sfortunate, in altra parte circostanze criminali e gravi irresponsabilità hanno fatto sì che poi la catena del disastro si alimentasse anello dopo anello. Quindi mettiamo insieme quello che hai detto tu, la vendita dei biglietti scellerata, la mancanza di sicurezza,
L'impreparazione diciamo, delle forze di polizia belga. Ancora peggio, cioè lì c'era stato il Papa a inizio maggio, quindi le forze d'élite della gendarmerie erano state impegnate giorno e notte per il Papa, perché insomma c'erano motivi di sicurezza, piuttosto c'era qualche allarme eccetera. Quindi che è successo? Che hanno pensato bene l'autorità del Ministero dell'Interno e il Borgomaster di Bruxelles di mandarle in vacanza proprio a ridosso della partita della Iselle, che era classificato invece come secondo loro come un rischio basso. Quindi vedi che ci sono tutta una serie di piccole cause anche che la gente non sa, molto nascoste, no? E tutta questa serie di cose fa sì che poi accada l'Iselle. Io nel libro scrivo una cosa tra le tante piccole che sono rivelatrici di quello che sarebbe accaduto. Il biglietto dello stadio era scritto in lingua francese e le due finaliste erano una italiana e una inglese, quindi non è detto che proprio, voglio dire, gli inglesi italiani parlassero per forza francese, quindi certo. Quello che c'era scritto su quel biglietto era l'ennesimo dato di totale superficialità. Poi quello che è successo, sì, insomma, lo sappiamo, più che disordini è stata una vera e propria aggressione. Da parte della tifoseria inglese. Fra le altre concause c'era che c'era un cantiere aperto vicino alla curva Z che in quella sera era ovviamente chiuso, ma non era protetto. Questo che cosa significa? Significa che la tifoseria inglese, almeno quella parte di tifoseria, è andata a scavalcato, è andata lì a fare spesa, cioè ha preso mattoni, pietre, tutto quello che trovava e se l'è portato tranquillamente dentro la curva per poi cominciare questo lancio di oggetti, perché loro erano un po' stretti, volevano un po' allargarsi, avevano visto uno spazio di cuscinetto, quello che si crea come sicurezza, e volevano, come dire, conquistare quella parte, quindi hanno sfondato questa rete da pollaio che c'era, hanno messo in fuga la non più di 10-12 agenti di sicurezza che erano lì a fronteggiare la divisione, e a quel punto si sono ingolositi, hanno cominciato a spingere oltre e quando chiaramente gli italiani, quello era un pubblico neutrale, non abituato alla curva o alle curve, ha cominciato a vedere questa gente che arrivava con, insomma, devo dire, situazioni anche alcoliche piuttosto pesanti, ovviamente ha cominciato a scappare, e poi la dinamica del panico la conosciamo tutti e il resto è purtroppo. Ma ingigantita anche dal fatto che invece magari di farli uscire sul campo per evitare che rimanessero schiacciati, la gendarmeria ha pensato bene invece di tenerli proprio lì. E anche questo è frutto poi della totale impreparazione. Che cosa è successo? Che non c'è stato un briefing, non si capisce bene perché, cioè quella cosa che si fa, la riunione operativa che si fa fra le forze di polizia per capire come agire in caso d'emergenza, la si fa prima della finale di Coppa Italia, la si fa prima di qualunque finale oggi, allora non si fece. Per cui abbiamo scoperto che la gendarmeria non sapeva nemmeno quali fossero i colori delle squadre, per cui per loro chi invadeva il campo andava manganellato a priori. Ora sembra un film di Totò, sembra davvero un film di Totò, e però è veramente quello che è successo. Quindi chi cercava di scappare sul campo trovava la gendarmeria che picchiava, chi rimaneva lì beccava gli inglesi, gli unici che si sono salvati sono scappati dall'altra parte del muretto o hanno trovato una bolla d'aria o si sono infilati addirittura sotto qualche cadavere cercando di coprire, insomma una situazione allucinante che però appunto ancora in tanti non sanno bene com'è, perché io qui insomma ancora oggi tu sai bene, continuiamo a sentire la partita non si doveva giocare, la coppa sporca di sangue e Platini che esultava e insomma poi tutti si dimenticano. Quello che è successo è che alcuni hooligans inglesi hanno massacrato 39 cittadini europei, mi sembra che sia quello il punto, per il resto insomma possiamo discutere. Certo. Emilio, io ti chiedo una, poi la cronaca ecco è stata questa, ti chiedo proprio da uomo se dopo 32 anni ricordi proprio esattamente per filo e per segno tutto quello che è successo, i volti che hai visto, lo spavento. Se è vero che poi certe cose ti segnano proprio e non possono essere dimenticate. Assolutamente sì, mi ricordo tutto e per fortuna quello che non mi ricordo l'avevo registrato. Dico per fortuna perché alcuni rumori non me li ricordavo. C'è appunto sempre l'autore Marco Paolini a cui faccio riferimento spesso, che prima di registrare uno spettacolo che si chiamava Il Milione di Marco Polo è andato in giro per Venezia con un registratore e si è accorto a casa che molti suoni del registratore lui con le orecchie non li aveva sentiti. E a me è successo la stessa cosa involontariamente, cioè io ho registrato questa specie di radiocronaca più come una specie di, non lo so, come un istinto personale, avevo il registratore e l'ho acceso perché capivo che stava accadendo qualcosa di grosso. E però riascoltando dopo tanti anni... Ce l'ha concessa di fatto in esclusiva, caro Carlo, eh?
Riascoltando dopo tanto tempo mi sono reso conto che alcune cose non le ricordavo, non ricordavo quelli che bestemmiavano in vento vicino a me, non ricordavo alcune, non ricordavo tutto, no? Quindi cioè, il cervello anche fa una specie di filtro per difendersi a volte, no? Un po' perché non c'entrano i giga del cervello, sono limitati, un po' poi c'è un filtro emozionale, quindi alcune cose tu le cancelli per difenderti. Quindi per fortuna un po' con quello che mi ricordavo, un po' con le cose di Super 8, le cose che avevo registrato, siamo riusciti un po' a ricostruire insieme al mio amico che era con me più o meno insomma, quasi tutto quello che è successo, perché poi c'è un prima, c'è un durante e c'è un dopo. Il prima è allucinante, insomma siamo entrati nello stadio da una porticina larga un metro e mezzo con una fila di 3 ore, con la polizia a cavallo che ci teneva in fila per due come a scuola. Insomma già dalle premesse si capiva che c'era qualcosa che non funzionava. Quello era uno stadio dove si poteva tenere al massimo una riunione di condominio o nemmeno una partita a scapoli ammogliati, perché finiva male pure quella. Su questa partita, a distanza di 32 anni, grava ancora l'interrogativo se fosse stato giusto o no farla giocare, cosa spiegata peraltro benissimo le diplomazie, le decisioni, le telefonate, i momenti concitati per una decisione che, quale fosse stata, sarebbe stata contestata, sarebbe stata criticata, no? Per forza, certo. Sì, se io sto qua a chiacchierare con voi, probabilmente lo devo al fatto che quella partita si è giocata. Allo stadio c'era Gianni De Michelis, che non amava molto il calcio, ma era lì per impegni nella comunità europea e quindi venne invitato e andò allo stadio. Il presidente del consiglio era Craxi in quel periodo. Grazie a Dio c'era De Michelis, perché a un certo punto c'era una tale bagarre, un tale caos anche dal punto di vista istituzionale lì, che nessuno prendeva decisioni. Quindi alla fine De Michelis intuì, con la freddezza dell'uomo che insomma guarda le cose in maniera tecnica e non calcistica e non emozionale, capì che quella partita doveva giocarsi assolutamente, perché altrimenti sarebbe finita male. Litigò con Craxi al telefono, che invece dall'Italia, come molti, diceva ma no, non si deve giocare, è una vergogna, eccetera, eccetera. E in realtà poi giocando tu guadagni 90-100 minuti che insomma per le autorità belghe erano oro, per come era conciata la situazione. Quindi da quel punto di vista si doveva giocare per forza, e non solo, ma l'UEFA poi gli spogliatoi, anche la Juventus e Liverpool non volevano giocare, ma l'UEFA disse loro: se non giocate firmate una carta in cui liberate noi da ogni responsabilità, non ci assumiamo più alcune responsabilità, ve la prendete voi per quello che succede. Allora loro hanno chiesto: ma la partita però la giochiamo, ma che vuol dire, che è finta e che poi ne giochiamo un'altra vera? No, la partita si gioca ed è vera, non ce ne sarà un'altra ovviamente, e quindi la partita si giocò. A quel punto ciascuno reagisce in un certo modo, no? Lì è una tale somma di emozioni che io ancora oggi non mi permetto di giudicare nessuno, non mi permetto nemmeno di giudicare il gesto di Platini, perché per quanto mi riguarda quello che è stato il personaggio più contestato e più bersagliato per quell'esaltanza un po' smodata, ma tu confermi? No, che secondo me non era un'esultanza, secondo me era uno sfogo di rabbia, tanto che lui stesso disse: io non sono capace di spiegare quel gesto, chiedetelo al mio psichiatra. E Platini non parla mai per caso, no. Cioè è facile per noi dal divano magari giudicare una persona che no, però pensate a quello che è costretto a giocare, non vuole giocare e alla fine vince sta coppa che avrebbe voluto vincere in ben altro modo. Se poi fa un salto con il pugno serrato, può anche essere che sia un gesto di rabbia, non è per forza un gesto risultante, non è per difendere Platini, è che le cose poi non sempre sembrano come, no? Se pensate alla foto alla quale è stato crocefisso la Juventus e persino il signor Scirea, quindi insomma, no? Persona al di sopra di ogni sospetto. Quella coppa che lui alza sulla scaletta è una richiesta pressante dei fotografi quando la Juve arriva all'aeroporto: alzate per favore la coppa, vi prego un attimo. Alla decima volta glielo chiedono, loro alzano la coppa per un istante e poi la riabbassano. Se uno vede il video, la sequenza, capisce che cosa è successo. Se uno vede la foto, dice: ma guarda sti cretini che festeggiano sul sangue dei morti. Capito la differenza? Qual è? Ce n'è tanta di differenza, però vallo a spiegare. E ancora oggi se ne parla, sì, però, sì. È faticoso, anche se era Scirea, capito? È così, è difficilissimo, è proprio difficile. Cioè la comunicazione è una roba complicatissima. Se poi si parla di comunicare nella memoria 39 morti e 600 feriti dentro la finale di Coppa dei Campioni, non diventa difficilissimo, diventa complicatissimo. Peraltro io il fatto che sì, si sapesse della gravità, perché poi abbiamo visto dove furono sdraiati i corpi senza vita, però
che forse... sulle transenne perché non c'erano abbastanza barelle. Sì. Io ti chiedo se a distanza di tempo è plausibile che non si fosse avuta la percezione della gravità della cosa, come spesso è stata raccontata, più come pezza forse. In parte i genitori lo sapevano, anche perché alcuni feriti sono stati medicati negli spogliatoi dal medico della Juventus, altri però non sapevano assolutamente dei 39 morti, sapevano che c'erano state alcune vittime. Dopodiché lì se lui fa ti chiede vai e gioca, perché dalla tua partita ne dipendono altre 1000 o altre 5000 di persone, tu vai e giochi, non è che anzi onore ai tifosi ai giocatori della Juventus che sono usciti dagli spogliatoi e sono andati a calmare i tifosi dell'altra curva, quella dove ero io, perché quelli del Liverpool non hanno fatto lo stesso, quindi insomma non c'era un clima proprio meraviglioso nella curva, quindi direi proprio di no. Insomma, ti descrivi il clima dei 90 minuti, Emilio? E poi lo dobbiamo lasciare perché sento la macchina e so che deve andare da qualche parte lui, Sì, no, dobbiamo andare a registrare di Chitaka stasera, due, ecco. Anzi, grazie a Pierluigi Pardo lo registreremo, insomma, faremo 10 minuti sull'Iser. Dunque, no, una bolla, eravamo in una bolla, era una situazione molto surreale, c'era questa partita, non si capiva se valeva, se non valeva, che cos'era. Noi eravamo un po' sotto shock, quindi anche questo è difficile capirlo, nel senso che noi eravamo passati in un'atmosfera di festa assoluta, di gioia, di entusiasmo, una città insomma che era vestita a festa, a parte il centro ridotto un po' uno schifo da gente che si ubriacava ovviamente di un solo colore, però il clima da parte nostra era festosissimo, quando si incrociano i dialetti di tutta Italia, ecco, il vantaggio che c'ha la tifoseria della Juve è che incarna veramente ogni regione, quindi senti il calabrese che parla col Veneto, è una cosa meravigliosa. E il clima era fantastico, che il clima cambi nel giro di 30 secondi e da 30 secondi passi a uno dei giorni più belli della tua vita a un dramma con 39 morti e 600 feriti, fai un po' fatica a digerirlo nel giro di 90 minuti. Quei 90 minuti servono per elaborare una cosa complicata e tu li passi in una situazione surreale, cioè stai dentro una bolla. È successo anche a Sandro Veronesi, uno scrittore, autore, noto tifoso juventino che era davanti alla TV in Italia e che nel mio libro racconta appunto che anche lui finì in una bolla, cioè anche davanti alla TV lui rimuoveva il dato dei morti, non riusciva ad accettarlo e guardò la partita. Quindi vedete quanto è complicato? Complicatissimo, e come hai scritto tu ci sono incubi che si travestono da sogni e quando poi ti accorgi dell'inganno è troppo tardi e non puoi farci niente. È quello il problema, esattamente quello. Emilio, noi ci sentiamo presto, magari per parlare della prossima finale. Ciao Emilio. Sì. Non è oggi il caso, insomma. No, non c'ho una macchina con la plastica, non ho pezzi di ferro da toccare, adesso provo a trovare un portachiavi utile per la scaramanzia del caso, però è una finale, può succedere di tutto, non ci sono possibilità né previsioni di nessun tipo, 50 e 50 e basta. E poi insomma, mi auguro che anche se Cardiff è una città molto piccola, e lo stadio non è proprio gigantesco ma è molto bello, insomma fighi tutto per il verso giusto, ecco, da vabbè, non volevo nemmeno osare pensare a un qualcosa, no, di tornare no, indietro a qualcosa del genere. L'ultima che ti faccio proprio sull'Eisel, ti dico quello che è accaduto in quello stadio è poi servito per tutto, cioè sì, se non fosse infatti, successo sì. Quello era una spada di Damocle in sospeso per qualsiasi finale si fosse giocata, se non ci fosse stato quel maledetto precedente. Sì, sarebbe stato una spada di Damocle, anche se la finale precedente a Roma venne gestita molto bene, anzi con durezza estrema, perché io c'ero, mi ricordo come venivano trattati gli hooligans, sempre Liverpool, con durezza preventiva molto molto pesante, e fecero bene visto quello che è successo forse l'anno dopo, però... poi certo. Hai ragione, perché l'UEFA divenne poi responsabile in solito dell'organizzazione solo dopo una sentenza dove il protagonista anche Otello Lorentini, che era il papà di un medico che si era messo in salvo e che però per andare a salvare vite poi perse lui la sua, il papà mise su un'associazione che poi divenne protagonista di questo processo che alla fine sancì la responsabilità dell'UEFA per gli anni a venire per eventi organizzati dall'UEFA stessa. Lì c'era uno scaricabarile spaventoso, insomma, sì. Il ministro dell'interno non si dimise, Notombo, nessuno si prese le proprie responsabilità, la sentenza furono tutte abbastanza lievi, però in quel caso si fissò il principio della responsabilità dell'UEFA, quindi poi da quel giorno la sicurezza aumentò, insomma adesso difficilmente sarebbe possibile un altro Israele, lì non c'erano nemmeno
non c'era possibilità tra l'altro di divisione fra i settori, cioè dal punto di vista orizzontale l'Aisel era un po' come il vecchio comunale, cioè per orizzontale si poteva invadere l'altro settore anche con grande facilità. Adesso questa cosa non si può più fare, proprio non si può più fare. A Cardiff, per altri motivi, per altri tipi di minacce molto diversi, chiuderanno la copertura per evitare attacchi con i droni o altre minacce, certo, di questo tipo. E quindi, insomma, appunto, ho detto, speriamo che vada tutto liscio, non per minacce degli ultra, insomma, dubito che possa succedere di nuovo, poi, insomma, italiani e spagnoli, non credo. Però ecco, magari le minacce sono di altro tipo, per quello dicevo mi auguro che vada tutto liscio e poi insomma si perda o si vinca una finale, accetteremo quello che sarà. Grazie Emilio, ciao Emilio, grazie, ciao, bacioni, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi di cuore, ciao ciao.